Dopo l'arresto dell'ex latitante Matteo Messina Denaro, la Commissione regionale antimafia, con il suo presidente Antonello Cracolici, ha deciso di riunirsi in aula consiliare presso il comune di Castelvetrano, alla presenza anche del prefetto di Trapani, del Comitato per l'Ordine e per la Sicurezza e delle autorità e dei sindaci del territorio. Si è parlato di legalità, ma si è parlato anche di come fare in modo che Castelvetrano riparta dopo il cancro di Messina Denaro e dopo questi 30 anni di latitanza coperta anche dalla massoneria deviata e da pezzi delle istituzioni. La Commissione ha dimostrato una grandissima sensibilità a immaginare proprio la prima seduta in questo territorio. È un segno di attenzione, un segno di sostegno e con l'auspicio, ecco, che ci sia anche un risveglio della società civile grazie appunto a questi puntelli che le istituzioni mettono. Questa idea di un latitante a chilometro zero qua nei paraggi l'ha amareggiato un po'? Beh, è inquietante pensare che possa essere stato in tutti questi anni qui vicino e possa avere condizionato le attività di ogni genere, è davvero inquietante. Spero che si faccia piena luce di quanti lo hanno aiutato e vengono assicurate alla giustizia anche loro. Le volevo chiedere soltanto un commento. Ultimamente si parla molto, tra virgolette, di gossip, le amanti, i licovi, e poco invece degli omicidi, delle stragi. Questo da sindaco, che altra riflessione le fa fare? Beh, la riflessione che va fatta è che bisogna parlare di Matteo Messina Denaro come di uno che è stato un assassino e uno stragista principalmente. Poi tutto il resto, i gossip, non sono interessato. Spero che attraverso queste situazioni possano arrivare anche chi veramente lo ha aiutato nelle sue attività e anche nel rendergli possibile 30 anni di latitanza. Coperture anche politiche? Lo diranno gli inquirenti, sono al lavoro, sono convinto che faranno stavolta un lavoro certosino e assicureranno, lo spero tanto, alla giustizia tutti quanti lo abbiano aiutato, che siano uomini dello Stato o politici o imprenditori, che vengono assicurati tutti quanti alla giustizia. Importante oggi arrivare a Castelvetrano, è importante che la Commissione regionale antimafia faccia sentire la propria presenza al territorio, incontri i sindaci. Sicuramente, diciamo, si respira una nuova era, un inizio, un nuovo inizio, perché l'arresto di Messina Denaro non vuol dire che abbiamo sconfitto la mafia o la partita è finita. La partita è appena iniziata, perché è giusto riconoscere e fare sapere ai cittadini, a quell'opinione pubblica, chi sono stati i possibili fiancheggiatori del super latitante che hanno permesso una serena e tranquilla latitanza. Abbiamo ascoltato in queste ore di Viagra, di parrucchini, di scarpe. A noi interessa sapere esattamente quella rete di protezione che ha permesso una vita normale e serena qui, a pochi chilometri da Castelvetrano. Ebbene, quella è la riflessione che faccio da cittadino. Oggi, da deputato e da vicepresidente della Commissione Antimafia, invece sono consapevole del fatto che abbiamo un importante e serio lavoro da svolgere e cercheremo di farlo nel miglior modo possibile.